Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo della sonda Lambda, questa qui. Praticamente si trova prima del catalizzatore, non so se riuscite a vederlo, eccolo lì il catalizzatore. Essa si trova sopra, prima quindi, ed è, ecco questo è il dado, chiave 22 dovrebbe essere, e questo ed è collegato tramite cavo elettrico ed è collegato tramite spinotto, eccolo qui. Praticamente, che cos'è la sonda Lambda? È colei che, come dire, contribuisce all'efficienza del catalizzatore. Quindi, se voi dovreste avere dei problemi, tipo che l'auto si impalla di più per via del catalizzatore, eccetera, eccetera, vi consiglio di pulire la sonda Lambda. Questo perché? Perché io in realtà l'ho già fatto, però vi anticipo che mi sono rivolto a un meccanico e siccome continuano a raccontarmi sempre cazzate, bisogna smontare tutto, l'ambradam, tutto, eccetera, eccetera, pulizia del catalizzatore, verifica della valvola di IGR, eccetera, eccetera. Io vi dico che con una semplice pulizia della sonda Lambda, perché che succede? Per via del controllo dei gas di scarico di questa sonda, diciamo il sensore si copre di una polvere nera, tipo un carbone. Quindi, con una semplice pulizia, io vi posso dire, almeno per quanto riguarda me, che la macchina è più fluida, più aperta, diciamo tra virgolette, va molto meglio. Quindi procedo col farvi vedere come ho fatto. Innanzitutto, purtroppo loro mi raccontano ste favolette, quindi smontaggio, pulizia, eccetera, e io mi diverto a fare questi video per informare la gente. Ecco, allora, per prima cosa smontate lo spinotto. Adesso stacco perché ho bisogno di due mani. Ecco fatto. Non so se notate, ecco qui, è di facile, diciamo, rimozione, basta premere questa levetta qui, non so se riuscite a notare, ecco qui, questa levetta qui, e sfilate lo spinotto, e il gioco è fatto. Ecco qua, spinotto, ecco, spinotto rimosso. Dopodiché io ho una chiave regolabile. Procediamo con lo smontaggio della sonda Lambda. Ecco fatto. È una cavolata. Però io devo dare le giuste informazioni perché, visto che ci si rivolge a chi di dovere quando siamo in difficoltà, ecco qua, guardate, ecco qui. Non so se riuscite a notare, cosa si verifica intorno alla sonda. Questo sensore qui, ecco qui, è ancora pulito. Questo sensore qui si avvolge di questo carbone e spesso ottura dei fori che in alcuni è sulla parete laterale del sensore, in altri sono posizionati sotto. Quindi procedo con la pulizia. Io ho fatto così la volta scorsa, lo sto rifacendo adesso per farvelo vedere a voi. Ecco
Praticamente io lo pulisco col WD-40. Ora proceda. Ragazzi, ci siamo, WD-40 e la sonda. Un po' di cotone poi per pulire intorno. Faccio notare cosa accade. Ecco qui. Come potrete notare, i fori nel mio caso sono sottostanti, diciamo, a questa, tra virgolette, candela. Eccola qui. Dopodiché lasciamo agire per qualche minuto. Ecco, dopo 2-3 minuti così ripulisco la sonda. WD-40 nei fori sottostanti, un altro po'. Lasciamo agire. Ecco qui. Quindi dopo un paio di minuti possiamo ripulirla e provvedere al rimontaggio. Andiamo. Ecco qui, ci siamo. Inseriamo la sonda nel sondaggio. Proviamo a stringerla. Fatto. Dopodiché colleghiamo, riposizioniamo, diciamo, lo spinotto. È fatto. Nulla, io intendo informarvi di queste procedure al fine che questi rientri nella manutenzione ordinaria, diciamo una volta l'anno, pulire questa sonda o il sensore degli iniettori che feci vedere l'altra volta. Così, in modo tale da avere l'auto sempre efficiente e non ricevere magari informazioni ambigue. Ecco, è tutto qui. Alla prossima, ciao a tutti. Bene, dopo aver pulito la sonda lambda, provvedo all'accensione dell'auto in modo tale da farvi vedere che non si accende alcuna spia, quindi. Se vi dovessero dire bisogna resettare la centralina, eccetera, eccetera, altrimenti, a mio avviso, la centralina va resettata quando quelle parti meccaniche sono collegate elettronicamente alla centralina. E nei casi dei sensori, no, per me è no. Poi fate voi, vedete voi. Io vi dimostro questo adesso. Qui, metto qui, ho coperto per ovvie ragioni il contachilometri, accendo il quadro.
Ecco qui tutte le spie. Rimane accesa solo quella del freno a mano. Tolto il freno a mano, non c'è nessuna spia accesa. Questo è per quanto mi riguarda. Poi ognuno fa come gli pare.